Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa parte riprendiamo un attimino il discorso sulla meditazione che abbiamo lasciato la volta scorsa. Intanto un messaggio di servizio diretto a Giorgio Occhio di Lince, che mi ha preceduto nella prima trasmissione. Giorgio, è rimasto qui un CD tuo. Dal titolo Note Dementi, te l'ho levato, te l'ho messo alle spalle nella CD-teca che c'è alle spalle, è visibile. Bobo. Ok, detto questo, andiamo avanti con la trasmissione. Vi ricordo che abbiamo due riti in corso, un rito è in agosto e si tratta della Devotio che ogni anno ormai da 10 anni teniamo sull'altipiano di Asiago. La Devotio è un rito in cui le persone che vi partecipano chiamano gli dèi ad affiancarle nei loro progetti, nei progetti della loro esistenza. Gli dèi vengono chiamati con i nomi delle antiche divinità romane e vengono chiamati per la funzione che svolgono e per la loro realtà divina. Si tratta di una declamatoria, si tratta di un'invocazione, si tratta di una devotio che manifesta gli intenti delle persone che vi partecipano. Ed è un rito sacro ancora nato nell'antica Roma. Fu un rito proprio della casa dei Decio. A casa di Decio che comandava praticamente un'ala dell'esercito romano durante le guerre sannite. Appunto il comandante Decio che comandava un'ala della cavalleria e un altro comandante che uno all'ala destra e l'altro all'ala sinistra dell'esercito romano si accordarono fecero un patto in pratica. L'ala della cavalleria che avrebbe ceduto sotto i colpi dei sanniti avrebbe praticamente resistito a morte in modo di dar tempo all'altra ala di sopraffarli. E Decio, quando ha visto che la sua ala di cavalleria stava cominciando ad arretrare, fece il rito della Devotio e con quel rito praticamente dette l'ultimo assalto. È un rito proprio di chi manifesta gli intenti nella propria vita, nella propria esistenza. Chi è deciso non tanto ad arretrare davanti ai problemi della vita, ma ad affrontarli con grande impegno, anche quando si tratta delle battaglie definitive, quando ormai il nostro spazio fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico sta arrivando al termine. Ebbene, la Devotio è quel rito che ti dice: io sono arrivato e io resto a continuare con i miei progetti. Ed è un rito che è fondamentale per un pagano politeista, perché un pagano politeista raccoglie sempre la forza da se stesso. È lui che si rappresenta nel mondo e non si rappresenta nel mondo in funzione di qualcun altro o in funzione di qualcos'altro. Un pagano politeista si rappresenta nel mondo soltanto in funzione di se stesso. Lui è l'eroe, lui è l'Ercole che affronta i problemi della propria esistenza, grandi o piccoli che siano. Lui è colui che affronta ciò che viene incontro, con le sue passioni, con i suoi desideri, con tutto quello che ha dentro e per quello che lui riesce a fare in base alle condizioni che incontra. Questo è fondamentale per riuscire a capire il rito della Devotio. Il rito della Devotio è un rito fondamentale nel paganesimo. E in realtà, quando noi abbiamo cominciato tutto il processo della ritualistica, tutta la costruzione, quella che è la ieratica pagana, abbiamo ripreso proprio dal rito della Devotio. Abbiamo cominciato a frequentare l'altipiano di Asiago, a fare il primo rito, il rito come andare nel luogo, poi abbiamo cominciato a introdurre gli elementi, finché siamo arrivati alla declamazione della Devotio, ed è il rito fondante, diciamo così, il paganesimo politeista moderno.
E questo è in agosto. Naturalmente l'appuntamento è su Altipiano di Asiago. Prendete contatti con i vostri contatti pagani della Federazione Pagana, che vi diranno l'ora e il luogo del ritrovo, e poi ci si incamminerà verso il posto dove facciamo il rito. E questo sarà in agosto. A settembre invece, presso il Bosco Sacro di Jesolo, ci sarà il rito dell'equinozio, d'autunno. Praticamente viene concluso il ciclo dei riti del paganesimo politeista. Potrà esistere un altro rito della stregoneria, ma questo staremo a vedere un po' in seguito, vedremo un attimo cosa faremo. Bon, detto questo, vi ricordo che il 4 settembre a Cittadella c'è la manifestazione dei pagani, a cui Francesco ci tiene molto, per cui ricordatevi anche questa data, domenica 4 settembre. Bene, prendiamo un attimo il discorso sulla meditazione, un discorso che abbiamo già iniziato la volta scorsa e che continuiamo. Abbiamo visto che la meditazione è un metodo attraverso il quale mettiamo ordine nella nostra ragione. Esistono altri modi per meditare, altri sistemi, che però noi come pagani politeisti non consideriamo metodi di meditazione, ma li consideriamo divisi in tantissime parti all'interno del crogiolo dello stregone. Per esempio, c'è chi fa meditazione sospendendo il dialogo interno, ma noi come pagani politeisti facciamo già il lavoro di sospensione del dialogo interno, e per noi questa non è meditazione, è sospensione del dialogo interno. Altre persone fanno visualizzazione, per esempio mentale, ma per noi questo non è meditazione, fa sempre parte all'interno del dialogo interno, proprio per riuscire magari a ritrovare le mani nel sogno. Altre persone fanno contemplazione, sto parlando intesa come all'interno del paganesimo politeista, non sto parlando della contemplazione o della meditazione cristiana. Parleremo anche di questa, vedremo come va a interiorizzare poi la posizione di morte all'interno delle persone. Però si tratta sempre di altre forme che noi trattiamo in maniera diversa. Trattiamo come contemplazione, ascoltare le correnti vegetative quando l'attenzione la portiamo dentro di noi. La meditazione ha una sua funzione precisa, cioè ha la funzione di mettere ordine nel nostro pensato, cioè di mettere ordine nel nostro pensiero e nel flusso delle parole pensate, cioè nel flusso del nostro pensiero. Mettere ordine perché? Perché la ragione tende ad essere compulsiva, caotica, disordinata, tende a sovrapporre cose diverse, cioè a sovrapporre proprie illusioni a fenomeni che riceve dal mondo. Cioè, anziché fermarsi un attimo e ascoltare il mondo che ci sta attorno, a leggere i fenomeni del mondo per quelli che sono, la ragione immediatamente su quei fenomeni vi proietta la propria immaginazione, vi proietta ciò che lei crede che quei fenomeni siano. Praticamente la ragione fa un lavoro di proiezione di se stessa sul mondo, per cui i fenomeni che arrivano alla ragione del mondo, in realtà la ragione li trasforma in ciò che lei pensa che i fenomeni siano. Ed è un guaio questo, è un guaio quando dobbiamo affrontare la nostra vita. Cioè, noi non possiamo permetterci, chi pratica stregoneria non si può permettersi di illudersi che il mondo sia diverso da ciò che è. Esiste un mondo che ha una rappresentazione nella vita quotidiana, esistono tutta una serie di mondi diversi, ma noi non ci possiamo permettere di proiettare su ciò che noi percepiamo le nostre aspettative e le nostre illusioni, il nostro credo. Perché se noi facciamo questo, significa che le nostre strategie di vita, le soluzioni che noi adottiamo per affrontare le condizioni del mondo, non sono più quelle rispondenti al mondo reale che viviamo, ma sono rispondenti a un mondo virtuale che la nostra ragione immagina che sia. Per cui, se noi continuiamo a badare alla nostra ragione senza disciplinarla, senza mettervi ordine,
noi viviamo in un mondo di immaginazione, un mondo di immaginazione che non è funzionale alla nostra esistenza, ma è solo funzionale alla nostra ragione per dominarci. Cioè noi siamo inadeguati nell'affrontare il mondo che ci circonda. Per cui la nostra ragione comincia a partorire anche fantasmi, comincia a partorire paure, comincia a partorire ansie rispetto a delle cose che sono razionalizzabili, che sono pensabili, che sono ordinabili, che possono essere definite in maniera precisa e in maniera altrettanto precisa affrontate per ciò che sono. Per cui tanti mostri, tante paure, tante ossessioni che noi abbiamo, timori anche ad affrontare il mondo quotidiano, in realtà li possiamo superare mettendo ordine nella nostra ragione, cioè impedendo alla nostra ragione di proiettare la sua immaginazione sul mondo. Faccio un esempio abbastanza terra a terra: se il mondo esiste, è perché il mondo esiste, non perché io devo costruire l'immaginazione che qualcuno ha creato il mondo. Cioè l'esistenza del mondo non mi dimostra un soggetto a monte dell'esistenza del mondo, ma mi dimostra soltanto che il mondo esiste. Pertanto un conto è il fenomeno che io percepisco, cioè l'esistenza del mondo, e un altro conto è la mia immaginazione, la mia ragione, che immediatamente davanti all'esistenza del mondo comincia ad immaginare qualcuno ha creato il mondo. Questa è immaginazione, questa è proiezione della ragione sul mondo. Non è un oggetto che sia identificabile, ma è un puro oggetto dell'immaginazione. Come questo oggetto dell'immaginazione poi si è imposto nell'individuo è un discorso di filosofia, è un discorso di psicologia dell'età evolutiva. Come questo oggetto venga proiettato dalla ragione sul mondo e definisca delle condizioni filosofiche della realtà del mondo, questo è un oggetto della ragione, cioè un oggetto che noi dobbiamo chiarire con la nostra ragione. Allora, se davanti alla realtà del mondo io vi metto una sovrastruttura davanti alla quale quella sovrastruttura diventa più importante che non la realtà del mondo, significa che la mia ragione mi ha in mano, significa che la mia ragione ha distrutto la mia capacità di analisi del mondo. Se davanti all'esistenza del mondo riconosco semplicemente che il mondo esiste e vado alla ricerca dei meccanismi che stanno all'interno del mondo, significa che ho disciplinato la mia ragione, perché ho impedito alla mia ragione di proiettare sul mondo delle fantasie al di là dei fenomeni che io percepisco. Diverso è il discorso se vado alla ricerca dei meccanismi per cui il mondo è divenuto ciò che è. Andando alla ricerca dei meccanismi per cui il mondo è divenuto ciò che è, un'azione della meditazione è partire dalla situazione oggettiva nella quale io sto vivendo e risalgo a mano i meccanismi che hanno prodotto, che hanno fatto sì che l'esistente sia ciò che è. Ma i meccanismi che io risalgo sono meccanismi che sono funzionali alla mia ricerca, cioè alla ricerca dei meccanismi di trasformazione del mondo che io a mano incontro. La ragione cosa fa invece? La ragione mi dà delle soluzioni immediate. La ragione tende a proiettare tutta una serie di fantasie in modo da spiegare quei meccanismi e fare in modo che io accetti quelle spiegazioni come fine della mia ricerca. Cioè la mia ricerca finisce laddove la ragione proietta le sue spiegazioni. Se io sono abbastanza disciplinato a rompere quelle spiegazioni, vado ancora alla ricerca del perché, del perché, del perché, del perché delle cose. Se io non sono abbastanza disciplinato, la mia ragione mi mette delle barriere definitive, barriere definitive sulle quali io risolvo la mia ricerca. Per questo è importante arrivare a disciplinare la nostra ragione,
Perché in fondo la nostra ragione non è altro che un riflesso funzionale che noi usiamo come comunicazione di quelle che sono le nostre emozioni, per come le nostre emozioni si sono adattate al mondo in cui noi siamo nati. Ma se io riesco a spostare i limiti della mia ragione, dargli una disciplina e chiedermi il perché delle cose, io posso agire anche sulle mie emozioni. In pratica, il condizionamento educazionale, la manipolazione mentale che io ho ricevuto sulle mie emozioni, si proietta nella formazione del pensiero di una ragione. Ma se io riesco a disciplinare la ragione, anche parte della manipolazione mentale che io ho subito, del condizionamento educazionale che io ho subito, viene a spostare i suoi confini. Per cui questo è uno dei motivi per cui, per esempio, la Chiesa Cattolica odia la scienza. La scienza, che è uno strumento attraverso il quale si va ad analizzare quello che sono i meccanismi della vita, al di là poi che arriva lo scientismo che vuole essere una religione della scienza, ma quello è un altro discorso ancora. La scienza che analizza quelli che sono i limiti della vita, di fatto impedisce alla ragione dei monoteisti di proiettare la soluzione del presente sui fenomeni che dal mondo arrivano a noi. Cioè non è Dio che ha creato il mondo, non è il diavolo portatore del male, il male non è oggetto in sé, gli uomini non fanno il male perché gli uomini vogliono fare il male. Cioè, la scienza dà tutta una serie di spiegazioni per cui i meccanismi e i fenomeni intersecano fra loro, reagiscono in maniera dialettica, ne consegue che ci sono certe risposte, ne consegue che ci sono certi movimenti. Ecco, la nostra meditazione deve servire proprio per individuare quei meccanismi, serve per individuare quei movimenti che portano alla trasformazione, al divenire, alla modificazione del presente, anche nella ricerca di tutto ciò che ha portato il presente ad essere ciò che è, proprio per capire se ciò che noi facciamo oggi porterà ad un presente migliore domani. Per cui la meditazione è l'arte per mettere ordine all'interno della nostra ragione, una ragione con la quale noi comunichiamo agli altri uomini, una ragione attraverso la quale esprime il nostro parlato, una ragione che ci serve per comunicare quanto abbiamo scoperto e giustificare quanto noi stiamo facendo. Pertanto una ragione disciplinata porta a manifestare una persona intelligente. Perché noi diciamo quella spiegazione va bene e l'altra spiegazione non va bene? Perché una spiegazione riesce a soddisfare quello che è la nostra ragione, un'altra spiegazione non riesce a soddisfare la nostra ragione. Però quando è che noi diciamo che una persona è intelligente? Quando le sue giustificazioni della sua ragione, cioè dei suoi movimenti, di ciò che lei ha capito del mondo, riesce a trasmetterli anche a noi e noi riusciamo a capirli, quando quella persona riesce a violentare una parte delle nostre costrizioni. Prima non l'avevo pensato, adesso che lei me lo ha detto, adesso ci sto pensando. Ecco, quella persona ha fatto qualcosa di intelligente, mi ha trasmesso delle cose su cui la mia ragione, il mio pensiero si sta concentrando. E questo è anche la funzione un po' di questa radio, insomma, una funzione che questa radio svolge da oltre 20 anni, forse quasi 30 anni. Andiamo avanti allora col discorso che avevamo iniziato. Allora, nel labirinto della ragione, emozioni, desideri, bisogni e tensioni si esprimono solo dopo essere descritti attraverso le parole, solo dopo che sono stati vestiti di forma, descrizione e giustificazione. La ragione costringe l'individuo a giustificare i propri atti, a giustificare le sue emozioni, amo perché, a giustificare le sue tensioni, sono stanco perché, a giustificare i suoi bisogni, necessito di perché, a giustificare i suoi desideri, ho voglia di perché. Cioè praticamente, mentre le tensioni si manifestano dentro di noi,
e si manifestano e chiedono urgentemente una risposta. Sono stanco? Vai a letto. Cioè, la tensione dentro di me dice sono stanco. La risposta sarebbe vai a letto, riposati. No, la ragione dice sono stanco perché oggi ho lavorato. Sono stanco perché oggi mi hanno fatto arrabbiare. Sono stanco perché. Mentre le tensioni, le emozioni si esprimono dentro la persona e chiedono una risposta immediata, la ragione si ferma a dare le spiegazioni. Da questo impone il proprio dominio sull'individuo. Si impone il dominio della ragione attraverso il conosci te stesso. E qui facciamo una breve pausa sul conosci te stesso. Questa frase del conosci te stesso è una frase riprodotta da Socrate e stava scritta sul tempio di Delo, sul tempio di Apollo di Delo. Ora, è una frase che può essere affrontata e può essere letta ed interpretata in più modi. In realtà, per riuscire a interpretare questa frase nel modo in cui gli antichi volevano usarla, è necessario mettersi nella mentalità antica. Nella mentalità moderna, nella mentalità attuale, che è una mentalità derivata dal monoteismo, il conosci te stesso sta ad indicare un conoscere, un oggetto dato e definito. Cioè, secondo il monoteismo, l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio, pertanto l'uomo conosce se stesso solo quando conosce la creazione di Dio, se stesso come creato da Dio. Nel modo di vedere le cose dal punto di vista del paganesimo politeista, non esiste una cosa che sia un oggetto in sé definito, ma esiste un oggetto che ha la capacità di agire. In pratica, il soggetto nel paganesimo antico era definito solo perché era in grado di agire. Pertanto, il conosci te stesso non sta a indicare un soggetto definito che andava conosciuto, cioè io devo conoscere Claudio, ma va a definire un soggetto che ha la capacità di agire. E allora il conosci te stesso non è il conoscere un oggetto definito, ma è conoscere i mezzi attraverso i quali Claudio può agire, conoscendo l'oggettività nella quale Claudio può agire. Cioè, il conoscere te stesso era un conoscere dinamico, un conoscere i mezzi per poter fare un'azione, per poter raggiungere un fine. Questo era il senso dello scritto sul tempio di Delo, di Apollo a Delo. In realtà Apollo è azione, cioè tutta la vita di Apollo è azione, e l'azione più forte che fa Apollo la fa quando si presenta all'Olimpo. Quando si presenta all'Olimpo, Apollo si presenta con l'arco e la freccia tirata, e lui presenta la freccia tirata agli dèi. Gli dice: se non mi riconoscete come un dio, vi ammazzo. Cioè, si presenta all'Olimpo in azione. E tutto quello che è Apollo è azione. D'altronde Apollo è il principio maschile della vita. Ci sono due dei che io sappia che arrivano in queste condizioni all'Olimpo. C'è Apollo che arriva con la freccia tirata e c'è Atena che nasce dalla testa di Apollo, dalla testa di Zeus, scusate, e come esce dalla testa di Zeus subito minaccia Zeus con la lancia. Cioè, non rompere le mie scatole, sennò io te faccio fuori. Ci sono due divinità che si presentano in questo modo all'Olimpo, non ne ho trovate altre. Può darsi che ce ne sia qualcun'altra, ma io conosco praticamente solo queste due. Per cui conosci te stesso, in realtà, scritto al Tempio di Delo, è conosci i mezzi con cui puoi agire nel mondo in cui vivi. E un'altra particolarità è, ricordatevi che la Pizia di Delo dava i responsi che potevano essere letti sempre in maniera diversa. Cioè, io ti do il responso, dice la Pizia, non ti dico il futuro, ti do il responso alla domanda che tu fai, ma sta a te scegliere
come intendi interpretare quello che io ti dico. E qui entra in campo la capacità di meditazione della persona. Quando i figli di Tarquinio il Superbo vanno ad Elo per ordine del padre, e a un certo punto ad Elo decidono di chiedere: chi di noi sarà il nuovo re dopo Tarquinio? E Delo risponde: colui che per primo bacerà la madre. E la risposta è abbastanza ovvia, no? Cioè abbastanza lineare, lampante. Solo che insieme ai due figli di Tarquinio Superbo c'era il nipote adottato, quello che aveva deciso di far saltare Tarquinio Superbo, quello che faceva finta di essere stupido, quello che si chiamava Bruto. E Bruto capì immediatamente cosa voleva dire l'oracolo di Delo, e lui fece finta di inciampare e baciò la terra, perché la madre di tutti gli esseri della natura è comunque Rea, è la terra. Ma loro non capirono, i figli di Tarquinio Superbo non capirono, e quando andarono verso casa si misero d'accordo su chi dei due avrebbe baciato per primo la loro madre. Ma Bruto aveva già baciato la terra, e Bruto fece saltare Tarquinio Superbo. Questo è il modo di esporre le cose. Anche un pagano, quando parla di cose di cui ha passione, ma le cose di cui ha passione sono cose che nascono da lui, da se stesso. Che quelle cose siano vere o siano false sta a chi ascolta sapere dove sono vere, dove sono false per lui, perché altrimenti è facile essere ingannati. E se non si usa la meditazione, e con la meditazione l'attenzione molto forte su ciò che viene detto, l'attenzione molto forte su ciò che viene detto, sulla precisione delle parole, su ciò che l'interlocutore intende, beh, allora ci si può sempre ingannare. Si può sempre mettere nell'altro o proiettare sull'altro ciò che noi avremmo detto se fossimo l'altro. Per esempio, quando Gesù di Nazaret dice: vi chiamerò miei amici se farete quello che voglio io. Attenzione, lui non dice: vi chiamerò miei amici. Lui dice: dovete fare quello che voglio io. Solo se voi farete ciò che io voglio, vi chiamerò amici. Ma non vi dice se vi infila ferri roventi se non fate quello che lui vuole. Cioè, mettiamoci l'attenzione sulle cose. Quando il Dio dei cristiani dice: l'uomo è diventato come uno di noi, ora che ha consapevolezza del bene e del male, facciamo in modo che non mangi dall'albero della vita e viva in eterno? Beh, non divertiamoci tanto. Significa che fai in modo che gli esseri umani non diventino degli dèi. Cioè, mettiamo attenzione sulle cose, e per mettere attenzione sulle cose è necessario la meditazione. È necessario meditare attentamente sui fenomeni che ci giungono. Dopo, a mano che si medita un po' alla volta, le cose diventano sempre più facili. È sempre più facile cogliere l'aspetto recondito. A mano che si medita, si disciplina la nostra ragione. E allora si cerca di più di ascoltare ciò che viene detto, o osservare ciò che viene fatto. E si va sempre in progressione, e si proietta sempre meno le proprie illusioni. Io amo la vita, dice quello che taglia le teste. E allora dov'è la nostra attenzione? Io amo la vita, e gli proiettiamo sopra la nostra immaginazione? O ascoltiamo le parole e guardiamo il tagliare le teste?
ci inganniamo proiettando la nostra immaginazione, oppure osserviamo attentamente come sono le cose e le chiamiamo col loro vero nome. La meditazione serve esattamente a questo. Andiamo avanti. Il conosci te stesso come fine imposto al soggetto dalla ragione, e sto parlando di quello monoteista, con l'obiettivo di costruire una gabbia psichica attorno all'individuo nella quale costringere le forze della vita. Le forze della vita sottoposte alla dittatura della descrizione. Il labirinto, costruito dalla ragione, costruisce nell'individuo un vero e proprio caos che spesso spinge l'individuo alla disperazione, all'incongruenza o alla follia. Fra necessità di espressione delle forze che stanno dentro di lui e che si esprimono mediante emozioni, tensioni, bisogni e desideri, e necessità della ragione di sottometterli al controllo della sua descrizione, forma e manifestazione moralmente ammessa dalla ragione. È in questo caos di follia che l'individuo deve mettere ordine. Deve da un lato mediare fra espressione di bisogni, tensioni e desideri e le necessità del controllo della ragione che pone all'individuo limiti e forma espressiva. L'individuo di cui noi parliamo è un individuo adulto, un individuo in cui la ragione ha assunto un controllo coercitivo e limitativo nei confronti delle sue tensioni interne, imponendo una morale, una forma e una descrizione quale manifestazione sociale dell'individuo stesso. Non è possibile, da un lato, distruggere la ragione, pena l'impossibilità dell'individuo di adempiere al proprio ruolo sociale, e pertanto metterebbe in pericolo davanti ad un esterno la propria manifestazione, e dall'altro deve consentire la manifestazione delle proprie tensioni, dei propri bisogni, superando i limiti imposti dalla ragione attraverso la sua forma, la sua descrizione e la sua morale imposta. Fra i limiti imposti al sistema sociale in cui viviamo, all'espressione delle nostre tensioni, desideri e bisogni, e i limiti imposti dalla nostra ragione attraverso la sua descrizione, forma e morale, esiste un terreno d'azione nel quale noi possiamo agire, manipolando la nostra ragione ed ampliando gli spazi d'azione dei nostri bisogni, delle nostre tensioni e dei nostri desideri. Due moduli di intervento sulla nostra ragione sono importanti. Il riconoscimento dei nostri bisogni, desideri e tensioni al di là di come la nostra ragione vuole presentarli nella forma, nella descrizione e nella struttura morale della rappresentazione dell'individuo. In pratica, la necessità di liberare progressivamente il nostro desiderio, la nostra tensione e la nostra emozione dai limiti imposti dalla nostra ragione in cui esprimersi. L'altro è la qualità reale del nostro bisogno, desiderio, tensioni e emozioni che la dittatura della ragione tende a fuorviare sia nella nostra percezione soggettiva che esprimiamo nella ragione, pertanto nella società, tanto che spesso non conosciamo nemmeno la qualità del nostro bisogno e ricorriamo a soddisfazioni effimere ed illusorie. Questo passo particolare in realtà è molto trattato anche in psicologia e in psicanalisi, no? Cioè praticamente cosa fa la psicologia e la psicanalisi? Analizza il soggetto, cioè attraverso i racconti, attraverso la descrizione dell'infanzia, analizza il soggetto in modo da capire dove stanno gli inghippi, cioè dove stanno i problemi per cui quelli che sono i desideri, i bisogni e le emozioni dell'individuo sono ingabbiati entro dei limiti precari, entro delle condizioni che sono di ostacoli alla vita della persona. E la psicanalisi va proprio alla ricerca di questo, cioè va alla ricerca dove stanno gli ostacoli. Questi ostacoli non sono altro che ostacoli della ragione, ostacoli che la ragione pone ai bisogni, alle tensioni, alle emozioni degli individui e ostacoli che si sono creati nel corso della crescita dell'individuo proprio come risposta della ragione alle tensioni che arrivavano dal mondo. Cioè praticamente la ragione ha approfittato di situazioni particolari che l'individuo viveva
per porre degli ostacoli, per porre dei limiti, per porre delle condizioni per cui l'individuo non poteva continuare a sviluppare se stesso. E la psicanalisi proprio fa questa ricerca, cioè analizzando quello che sono i sogni, analizzando il tipo di sogni che vede la psicanalisi, analizzando il subconscio, analizzando quello che è stata l'età evolutiva, cioè gli episodi che la persona ricorda, facendo tornare alla mente anche situazioni che sono dimenticate, la psicanalisi cerca di portare alla coscienza quelli che sono gli inghippi della ragione, cioè gli ostacoli che la ragione pone allo sviluppo e alla manifestazione emotiva delle persone, e tenta di rimuoverli, cioè tenta di costringere il paziente praticamente ad affrontarli. La meditazione mette ordine nel caos labirintico della ragione. Ricordiamo, emozioni, bisogni, tensioni e desideri sono forze proprie della vita, e per loro la ragione è una prigione caotica, rumorosa, soffocante, assurda, illogica. La meditazione costringe chi la pratica a prendere una tensione, un bisogno, un desiderio, a isolarlo nel proprio pensato dal caos d'insieme della ragione, rallenta il flusso delle parole, costringe l'individuo a descrivere quella tensione, quel bisogno, quel desiderio in se stesso, per come noi lo rappresentiamo in quel momento, e tentate di mettere dentro adesso tutte le nostre emozioni, intese come immaginazioni di aspettative, intese come piacere, intese come soddisfazione dello sviluppo nel suo manifestarsi. Rallenta il flusso delle parole attraverso le quali si descrive la tensione, il bisogno o il desiderio considerato. Si carica le nostre emozioni su quel elemento che stiamo considerando e si vive nell'immaginario tutta la formula reichiana, tensione, carica, scarica, rilassamento, che quell'elemento che consideriamo genera in noi. Dopodiché si passa a collocare quella stessa tensione, bisogno e desiderio nella relazione fra noi e il mondo in cui viviamo. E allora magari cominciamo ad immaginare come quell'elemento, quella tensione, quel bisogno agisce dentro di noi. Cosa avverrebbe se noi lo manifestiamo nel mondo? Quali sarebbero le risposte che dal mondo riceveremo se noi lo manifestiamo in questo o in quel modo? E cominciamo a fare un'analisi delle nostre tensioni, delle nostre emozioni che si esprimono dentro di noi in relazione al mondo. Però ne prendiamo una alla volta e costringiamo a rallentare il flusso delle parole mentre lo stiamo pensando, e lo viviamo emotivamente. Voglio fare sesso. Ecco, questo elemento lo estraggo da tutto l'insieme, vivo le emozioni per come io voglio fare sesso, lo proietto nel mondo. Cosa fa il mondo? Cosa reagisce il mondo se io manifesto il mio fare sesso nel mondo? Ne analizzo le risposte che dal mondo mi arrivano. Pertanto devo riuscire a capire qual è la qualità del mondo in cui vivo, e ne analizzo le tensioni che da me vanno verso le risposte del mondo. In pratica, metto ordine nella mia ragione quella che è una tensione emotiva che sorge dentro di me. All'interno del nostro immaginario, mentre rallentiamo il flusso delle parole, non c'è più solo l'espressione della nostra tensione, bisogno e desiderio, ma anche la reazione del mondo in cui viviamo alla nostra manifestazione di quel bisogno, desiderio o tensione. Pratica, la meditazione è un'analisi profonda fatta rallentando il flusso delle parole, dei nostri desideri, delle nostre tensioni, dei nostri bisogni, delle nostre aspettative.
in relazione al mondo in cui viviamo. Ma attenzione, è un'analisi fatta con le parole del pensato, solo che le parole del pensato devono essere rallentate, cioè non si deve permettere alla ragione in stato di meditazione di sovrapporre altre cose. Cioè, se io sto meditando sul fatto io voglio fare sesso, devo fermare la ragione sul fatto che io sto meditando sul fare sesso. Non posso permettere alla mia ragione di cominciare a pensare quanto è aumentato il prosciutto del droghiere ieri? No. Oppure, non so, Berlusconi cosa farà domani? Cioè, devo costringere nell'ambito del mio meditare di bloccare la ragione sulle cose sulle quali io sto meditando. Ed è importantissimo questo, perché c'è un rallentamento del flusso delle parole. Rallentamento del flusso delle parole che può essere facilitato se praticate la sospensione del dialogo interno, quello dei dibattiti che vi ho fatti nelle trasmissioni passate. È in questo momento che nell'individuo sorge uno stato d'ansia. In quel momento l'individuo non medita più solo su ciò che sorge da se stesso e si trasferisce nel mondo, ma medita sulle tensioni che dal mondo giungono a lui, come conseguenza del suo manifestare del proprio desiderio, tensione o bisogno in una forma non coercita dalla ragione, o comunque espresse in una forma diversa da quanto la ragione gli ha sempre imposto, magari violando la forma della morale soggettivamente imposta. Cioè, in pratica, perché la ragione va in ansia? Perché la ragione non è più in grado di distrarre l'individuo dalle proprie dal proprio meditare, e non è in grado di sovrapporre la propria immaginazione e le proprie soluzioni. Cioè, nella meditazione, quando l'individuo rallenta il flusso delle parole, in pratica impedisce alla ragione di regalargli gratuitamente, in maniera spiccia, le proprie soluzioni a quanto egli sta meditando. È questo che la ragione va in paranoia, cioè la ragione comincia uno stato d'ansia, perché in quel momento l'individuo che sta meditando sta dilatando la ragione, cioè costringe praticamente la ragione a riorganizzarsi e a mettere ordine un po' nei casini che ha dentro di sé. In questo momento l'individuo vede mettersi in moto la forma dalla quale sorge la propria ansia. Ansia che è data dal timore delle risposte che dal mondo in cui vive si manifestano nei suoi confronti per aver espresso i propri bisogni, le proprie tensioni e i propri desideri senza la rassicurante gabbia descrittiva o morale della ragione. Ed è a questo punto che io fermo il dibattito sulla ragione. In pratica, nella persona sorge l'ansia perché? Perché quando cominci ad analizzare le tue tensioni, i tuoi bisogni e le tue emozioni in quanto tali, fermando il flusso delle parole e trasferendo queste nel mondo e vedendo come il mondo reagisce nei tuoi confronti, la ragione è costretta a cambiare, è costretta a cambiare la propria struttura, è costretta a mettere ordine dentro di sé. E questo crea uno stato d'ansia. Uno stato d'ansia che l'individuo può superare in maniera abbastanza semplice, semplicemente continuando a meditare. Cioè, più medita e più la ragione si accorge a un certo punto che può tranquillamente continuare a modificarsi. Quando la ragione capisce che si può continuare a modificarsi, lo stato d'ansia sparisce. Cioè, quando la ragione si accorge che in fondo dilatarsi in continuazione non è una cosa così pesante, non è una cosa così assurda, non è una cosa che comunque la uccide, lo stato d'ansia diminuisce a mano che la ragione decide di collaborare con la persona. E già in questo è uno dei vari passi per cui diciamo che l'individuo che pratica stregoneria mette la propria ragione al proprio servizio.
Cioè la ragione è uno strumento attraverso il quale noi viviamo e non è la padrona delle persone. Bene, io col dibattito mi fermo qua e avrei qualche appunto sul cervello della meditazione, anche se è un cervello che non tratta del tipo di meditazione di cui sto parlando io. In ogni caso do il via alle telefonate e vi leggerò questo articolo. È un articolo del 27 febbraio del 2003 ed è tratto da Salute della Repubblica. Fra le altre cose, che cosa succede nella mente dell'ama mentre si concentra? Visto che è stato analizzato, vi leggerò qualcosina. Il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, l'attività cerebrale durante alcuni esercizi di meditazione misurata con l'elettroencefalogramma nell'esercizio di visualizzazione si attivano le aree occipitali destre, tipiche aree visive. Nell'esercizio del mantra, l'area temporale anteriore sinistra, tipica area del linguaggio. Nell'esercizio di autodissoluzione si attiva l'area prefrontale destra e il giro frontale superiore. Aree si attivano anche in esperienze di depersonalizzazione. Nella autocostruzione dell'area tempo posteriore destra, sede della mappa dello schema corporea, e la corrente gamma ha attraversato il cervello finendo sull'emisfero sinistro a livello prefrontale. Questo fa parte dei risultati finali di un esperimento che è stato ottenuto su alcune persone che stavano facendo quel tipo di meditazione, che è la meditazione tibetana, e si è visto che l'attività di meditazione praticamente attiva e disattiva delle aree cerebrali. Questo però è uno studio che è stato fatto attraverso l'elettroencefalogramma. In pratica si è visto che nei vari esercizi che c'è nella meditazione tibetana, infatti quello che vi stavo dicendo, quello che vi ho letto, l'esercizio di visualizzazione, l'esercizio del mantra, l'esercizio di autodissoluzione, l'esercizio di depersonalizzazione e autoricostruzione appartengono tutti quanti al tipo di meditazione tibetana, un tipo di meditazione tibetana che il paganesimo politeista non pratica perché non gliene frega assolutamente niente separare quello che è la mente o la possibile mente dal corpo. In pratica il paganesimo politeista considera che la mente è la manifestazione del corpo e non viceversa, cioè non sono due cose separate. Pertanto a noi quello che ci interessa è mettere ordine nel nostro pensato attraverso la meditazione. Altre cose di dissoluzione, di separazione fra la psiche e il corpo, noi le otteniamo all'interno del sognare, oppure lo otteniamo in altre situazioni, non attraverso la meditazione. Però, come ho detto, molti gruppi religiosi, molte organizzazioni religiose fanno cose diverse da quelle che facciamo noi. Ciononostante, si è visto che questo tipo di concentrazione effettivamente attiva delle aree cerebrali e mette in moto proprio una capacità dei soggetti di percepire il mondo in maniera diversa. Vi leggo cosa succede nella mente dell'ama mentre si concentra. Dietrich Lehmann e collaboratori del Key Institute per la ricerca su mente e cervello dell'Università di Zurigo hanno descritto su psichiatri rese neuromagic i risultati ottenuti studiando il cervello di un meditante esperto, il lama buddista Ole Nidal, della scuola del Karma Kagyu. Sulla testa del lama sono stati applicati 27 elettrodi, più due ai lati destri degli occhi e un altro che misurava l'attività muscolare. Nidal, con questo groviglio di fili in testa, ha eseguito una serie di 5 esercizi in successione. I primi due di visualizzazione, il terzo di ripetizione per 100 volte del mantra, una parola sacra, il quarto e il quinto di dissoluzione e ricostruzione del sé. Gli scienziati hanno posto particolare attenzione alle onde gamma e utilizzando un particolare strumento chiamato tomografia elettromagnetica a bassa risoluzione hanno ricostruito una mappa tridimensionale della loro distribuzione nel cervello. I risultati dimostrano una diversa attività e localizzazione della gamma, il che
indica che diversi stati di meditazione descritti dai meditanti hanno un riscontro biologico. Infatti, durante gli esercizi di visualizzazione, le correnti gamma erano particolarmente concentrate nelle aree occipitali destre, tipiche aree visive, attive soprattutto nei processi di visualizzazione immaginativa. Nell'esercizio del mantra, le correnti gamma si sono concentrate nelle aree temporo-anteriore sinistra, tipiche aree del linguaggio. Nell'esercizio di autodissoluzione era attivata l'area prefrontale destra e il giro frontale superiore, aree che ad esempio si attivano in esperienze di depersonalizzazione di tipo psichiatrico o da droghe. Infine, nell'autoricostruzione si è creata una forte corrente gamma che dall'area tempo posteriore destra ha attraversato il cervello finendo sull'altro emisfero a livello prefrontale. Bene, io praticamente qui ho finito la trasmissione. Comunque, in ogni caso, quello che vi ho appena detto è la dimostrazione oggettiva che la meditazione ha effetti essenzialmente sulla corteccia cerebrale. Cioè, quello che la meditazione, quella che facciamo anche noi come meditazione, in realtà va a mettere ordine all'interno della nostra ragione. E la nostra ragione ha la sua sede fondamentale proprio sulla corteccia cerebrale. Boh, chiudo qui la trasmissione. Prossima volta, prossimo giovedì sera, andrò avanti ancora con il discorso sulla meditazione. Vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E vi ricordo che in agosto ci sarà il rito della Devotio e a settembre ci sarà il rito dell'equinozio d'autunno. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.